Cadimera, caro viaggiatore del tubo, giornata un po' mogia oggi, nuvoloso, piove, ha piovuto anche ieri sera. Il piano della giornata non si è ancora fatto, io ho dormito poco stanotte perché tra il rumore delle onde che era abbastanza forte, bello ma un po' troppo forte, poi ho dormito un po' troppo nel pomeriggio, non facendo niente nella vita. Ho questa fortuna. Però la cena è stata molto buona ieri sera, non ho fatto le riprese perché sinceramente quando faccio una cena romantica con mia moglie l'unica cosa a cui penso è fare un video, giustamente. Ho chiesto al padrone del ristorante se aveva un meccanico da consigliarmi, perché il problema che secondo me è giunto, anteriore sinistro, è ancora esistente. L'altro meccanico, no, tutto a posto. Boh, per me non è a posto, a me non piace questa cosa, soprattutto perché delle volte qua prendiamo delle strade abbastanza impervie e quindi sai, io vorrei essere tranquillo. Poi giunto non è una cosa costosa, cioè è normale magari che una delle sfere si rovini, eccetera eccetera, per cui ci ha dato l'indirizzo del suo meccanico, che è un meccanico Volkswagen, quindi già ci piace. Non parla inglese, ma c'è Google Translate e vorrei sistemare questo problema. Cambiare un giunto ci si mette un'ora. Tiri giù la ruota, le pinze dei freni, sganci il semiasse, tiri fuori il giunto, rimetti quello nuovo e siamo a posto. Andiamo a farlo in una città che non mi ricordo come si chiama, io con i nomi in greco sono veramente Ierapetra, sì, che è un pochino più grande, è proprio dopo quella zona con tutte le serre, cioè praticamente è inglobata dalle serre. E questo è un po' il piano della giornata, una spesa sicuramente perché abbiamo forse l'ultima cosa che ci rimane è mac and cheese, la pasta con al formaggio, una roba americana, e quindi andremo a fare una piccola spesetta. Va bene, sta cominciando a piovere in maniera un pochino più intensa. Se vuoi venire con noi in questo viaggio, semplicemente continua a guardare questo video. Abbiamo finito le nostre commissioni, siamo passati prima dal meccanico e forse abbiamo scoperto l'arcano. Torneremo tra due giorni perché deve ordinare le parti ad Atene che arrivano col traghetto. Molto probabilmente non è il giunto, ma la testina braccetto, che è quella che si trova sotto dove c'è la parte della sospensione, che si vede che ha provato con un grosso cacciavite, ha del gioco e quindi sulle sterzate, su delle buche, questa testina, bunk, bunk, bunk. Quindi ho controllato anche l'altra, già che c'ero, l'altra invece è a posto. Tra due giorni andremo di nuovo dal meccanico, arriveranno le parti e quindi sistemiamo anche questo. Non è un problema super grave, però sempre meglio evitare. Oggi invece la mughiera sarà parte di questo video perché ci farà il mac and cheese, che è la pasta molto American con il sugo di formaggi. Abbiamo due o tre tipi di formaggi e ci mettiamo sopra anche la feta. Tanta roba. Questo è quello che succederà oggi. Abbiamo trovato il parcheggio. Su questa parte di costa non è che ci sia tanta scelta. Insomma, sempre in spiaggia, però insomma non è uno di quei posti che veramente piace tanto a noi. Adesso te lo faccio vedere anche dal drone. Yeah.
Allora, il mac and cheese, ma dove nasce questo mac and cheese che è molto famoso negli Stati Uniti? In realtà è una ricetta italo-sassone, è una ricetta che è stata importata dagli italiani in Inghilterra a fine dell'Ottocento e tra le due guerre mondiali, poi è stata comunque anche esportata poi negli Stati Uniti, che è molto famosa. Ed è un piatto di pasta, con la pasta piccola, a base di formaggi. Quello che ha fatto Mel, prima ha scelto i formaggi, abbiamo messo del cheddar, dell'emmental, della feta, puoi mettere anche il gorgonzola che dà quel tocco un pochino di blu della muffetta. E successivamente ha messo la pasta, come ti ho detto, piccola, nell'acqua a bollire. Dopodiché ha messo del burro nella pentola, ha aggiunto la farina per fare una specie di piccola besciamella con un po' di latte. Una volta aver fatto questa crema, in modo che si vanno a mettere i formaggi e non si attaccano, non bruciano, ma vengono sciolti nella besciamella, si lascia a fuoco lento, si fa cuocere bene in modo che si sciolgono tutti i vari formaggi, continui a fare la pasta. Dopodiché, una volta che la pasta è fatta, metti tutto nella padella, mischi bene insieme ai formaggi, una roba leggera leggera. Volendo lo si può fare anche al forno, lo stesso procedimento, un po' come la pasta al forno. Dopodiché lo si mette in forno con una gratinatura, magari si mette un altro formaggio, tipo devo assaggiare, good, un altro formaggio tipo del grana, del pecorino da mettere sopra per fare quel gratin. Questo è il mac and cheese, sembra che la prima ricetta risalga addirittura al 1766. Interessante, roba tutta Italian-American style. Questo è tutto per questo video, se ti è piaciuto io vado a godermi il mac and cheese che ha fatto Mel. Metti un bel like, ricordati di iscriverti al canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Non pubblicherò più giornalmente, molto probabilmente 3 volte a settimana, così tranquillo, anche perché non è che tutti i giorni ci abbiamo di quelle robe bellissime che succedono. E quindi questo è quanto, vado appunto a godermi la vita. Ciao!